Dimenticare in fretta la sconfitta in Coppa e proseguire a testa alta la marcia in campionato dopo l'esordio vincente di Foligno. Debutto tra le mura amiche per il Monte Spaccato nella sfida contro il Follonica Gavorrano, che avrà tutt'altra valenza rispetto a quella della passata stagione. Dal Dompino Puglisi di via Stefano Vai, seconda giornata di Serie D, girone E, Monte Spaccato contro Follonica Gavorrano. Un saluto da Francesco Mapera. Il lancio lungo, interessante, verso Rosati che la può tenere in campo, ci arriva il 10, poi se la porta sul destro, ne porta a spasso 3, chiude con il destro sul primo palo, Tassi è reattivo e respinge, poi mischia, proteste, ospiti, Pesarin si ferma, non ha compagni da servire, poi sceglie la traccia in orizzontale verso Tataranno e si è mosso in verticale Calì, eccolo servito, posizione regolare, Calì! Il vantaggio del Monte Spaccato con Aimone Calì che sull'uscita di Ombra lo scavalca con il pallonetto morbido e mette il pallone alle spalle dell'estremo difensore ospite. Il Monte Spaccato è avanti. Non c'è spazio da quel lato, allora arriva lo scarico per Premura che fa partire il traversone, si avvita Tascini nel cuore dell'area, mette a lato. Losicco dialoga al limite dell'area, ancora pallone per lui, parte il sinistro, Tassi sicuro, blocca a terra. È uscito bene qui Tataranno che poi va subito lungo a cercare Meniconi in mezzo a due, deve uscire Ombra, non è finita, attenzione a Aimone Calì che si avventa sul pallone, Calì con il destro, incrocia ma troppo debolmente, facile per Ombra. Riconquista Calì in mezzo al campo, allunga la falcata, può distendersi il Monte Spaccato, segue a destra l'azione, Varriale, eccolo servito, ancora Varriale, punta in uno contro due, poi supera l'avversario, Varriale incrocia e raddoppia per il Monte Spaccato, 2-0, azione fulminea dei padroni di casa, anche qui ha fatto tutto bene Calì che però questa volta in veste di assistman ha servito un gran pallone a Varriale che davanti a Ombra non ha sbagliato, 2-0 Monte Spaccato. Dierna l'impostazione, va a lungo a cercare la spizzata di un compagno che arriva per Fontana che si gira, spalle alla porta, torsione però, troppo debole e centrale per impensierire Tassi. Fischia l'arbitro, parte Losicco con il destro a girare, pallone che non si abbassa. Duello tra Tataranno e Fofana, vinto da quest'ultimo che allarga poi verso Berardi, che cambia lato, irrompe nell'azione Losicco che va col mancino, largo ma non di molto. Poi anticipo secco in mezzo al campo di Pietrangeli che guida la transizione, il pallone è buono per De Dominicis che può chiuderla! La risposta di Ombra che tiene a galla i suoi. E non c'è più tempo, termina qui la sfida. Vince ancora il Monte Spaccato con un gol per tempo, la decidono Aimone Calì e Varriale nella ripresa.